Gli agenti della squadra mobile lo hanno arrestato nel suo domicilio. Aveva addosso un'altra pistola. 14 gennaio 1976. Questo è un documento esclusivo. Mostra le sole immagini filmate di Franco Giuseppucci, l'uomo che sarebbe diventato il capo della banda della Magliana. Nel momento dell'arresto è ancora un semplice fornaio di 29 anni che prova a fare il criminale. Ma il fisico è massiccio, lo sguardo fiero, il carisma è quello di un capo. I poliziotti che lo arrestano non possono immaginare quale striscia di sangue e violenza negli anni Franco Giuseppucci lascerà dietro di sé.